In Goat Simulator gira una vaga storia riguardante dei rituali che venivano fatti sulle capre. Bene, in questo momento la nostra capra può decidere di fare lei il rituale proprio per andare a giustiziare tutti i suoi amici morti. Per farlo dovremo andare sulla montagna dove stiamo vedendo in questo momento e dovremo praticamente andare dove ci sono queste torce. L'ambiente cambierà e diventerà tutto rosso e ci sarà questa enorme stella. Noi cosa dovremo fare? Dovremo prendere 5 persone, quindi adesso velocizzeremo anche le immagini, e 5 persone sono contate proprio quelle che ci sono a fare la festa in questo momento e che state vedendo in questo momento. Quindi le prendiamo, adesso partiamo dalla prima e andiamo a posizionarla sulla grande stella. Non c'è importanza su come la volete posizionare altro. Poi continuate a prendere le altre stelle, scusate, le altre persone. Arriviamo al numero 3 di persona. Poi quando avremo tutti e 5 posizionati potremo effettuare il rituale. Come vedete in questo momento si formerà questa cosa, non è un bug né niente, e adesso verremo trasformati. Infatti vedete, adesso abbiamo addirittura dei superpoteri innaturali, dove potremo addirittura prendere tantissime persone, oggetti e farli volare in aria a mezz'aria. Adesso, a parte sto epic fail, andiamo a provare proprio questo potere. Accendiamolo. Uscirà questa roba rossa in testa e praticamente adesso potremo recuperare tutte le cose che vogliamo e creare disastri su disastri. Come vedete possiamo creare una grossissima palla e creare danni. Per il resto, da questa puntata di Hextech by Computer Museo è tutto, ci vediamo alla prossima puntata. Attenzione perché potrebbe succedere anche questo bug. Ciao ciao!